La parte 4 completa il nostro schema. Come vi dicevo prima, no, abbiamo fatto, non so, non mi ricordo se l'ho messo già, se l'ho rimesso nelle slide. Sì, esatto. Praticamente noi dobbiamo completare lo schema e vedere quest'ultima gamba in cui si parla del libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti, cioè quando è la scelta libera del titolare dei diritti che va nella direzione dell'apertura, del consentire i liberi utilizzi. E qua si apre il tema delle cosiddette Open Educational Resources, cioè risorse didattiche aperte o risorse educative aperte, come alcuni traducono forse un po' impropriamente. Quindi, come fa una Closed Educational Resource a diventare Open Educational Resource? Perché closed? Perché closed nascono così, cioè abbiamo detto che dal punto di vista giuridico, dal punto di vista del diritto d'autore, l'opera nasce già tutelata dal diritto d'autore e quindi per diventare aperta, per diventare open, devo metterci una licenza che la liberi. Questo è un po' il concetto. Quindi adesso avete capito tutto il senso delle licenze Creative Commons. E che cos'è una licenza open? Una licenza open è questa cosa qui, una licenza d'uso. Scusate, cioè prima di arrivare a una licenza open, vediamo che cos'è una licenza, perché non è, ovviamente non avendo voi un background giuridico non è detto che lo sappiate. Quindi una licenza d'uso innanzitutto è un documento che il titolare dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. Potremmo dire che sono poi i termini di utilizzo della propria opera, no? Io scarico classico esempio, scarico l'applicazione per il mio cellulare e quando scarico l'applicazione mi dicono accetti no, la licenza, e nella licenza ci sono le regole con cui io posso o meno utilizzare, secondo cui io posso o meno utilizzare l'opera. E questo documento, vedete, si basa sul diritto d'autore, cioè una licenza d'uso tendenzialmente sfrutta il diritto d'autore, si basa sul diritto d'autore e muovendosi entro i suoi confini, da un lato definisce quali sono gli usi che si possono fare dell'opera e dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. Cioè in tutte le licenze d'uso tendenzialmente troviamo queste due anime, no? Un'anima che appunto mira a definire gli usi, quindi ti dice cosa puoi fare, e un'anima che ti dice una parte della licenza che dice cosa invece, quali condizioni devi rispettare. E questo lo spiego in una metafora abbastanza, diciamo, di facile comprensione, che è quella del cartello all'interno di un parco, l'ingresso di un parco, vedete? C'è una licenza proprietaria versus licenza open. La licenza proprietaria è la licenza in cui prevalgono le condizioni imposte, potremmo dire. Qua ho messo ancora più semplice i divieti, cioè io entro in un parco e vedo che non so, il classico cartello in cui c'è scritto che il parco è aperto dalle ore 9 alle ore 18 e l'ingresso è gratuito, però non puoi giocare a pallone, non puoi raccogliere i fiori, non puoi calpestare le viole, non puoi portare il cane. Non so, classico esempio, quindi dici vabbè, ok, grazie, prendo atto e faccio un giretto nel parco, ma so che non posso fare una serie di cose. Quindi una licenza che insiste molto su questi aspetti viene chiamata licenza proprietaria. Classico esempio, la licenza di Windows, la licenza di un sistema operativo oppure macOS, e le licenze dei sistemi operativi proprietari, se andate a leggere, sono tutta una serie di restrizioni, di divieti, molto più che di libertà concesse. Diverso è l'approccio delle licenze open. Le licenze open invece sbilanciano dal lato opposto la situazione, cioè cercano di mettere il focus sulle libertà concesse, i permessi concessi, e lasciano in secondo piano i divieti. Esempio, no, riportando nella metafora, entro in un parco e vedo che c'è un cartello in cui mi viene precisato che oltre all'orario di apertura, che è dalle 9 alle 18, è consentito giocare a pallone, è consentito portare il cane, è consentito calpestare le aiuole, ma non è consentito accendere fuochi. Cioè, c'è sempre comunque una piccola componente di restrizione di divieto, perché se no non sarebbe una licenza, sarebbe un pubblico dominio, no? Cioè, se fosse un fai quel cavolo che vuoi, sarebbe una sorta di appunto pubblico dominio, e invece la licenza mantiene sempre un minimo di condizioni imposte. Questo adesso, il concetto di licenza open è esattamente quello che vedete qua. Infatti anche la metafora del rosso e verde
ce la troviamo anche nella tipica grafica di Creative Commons. Adesso andiamo avanti. Vabbè, questa è una slide che io utilizzo sempre per spiegare un po', in realtà è una battuta, no? Faceva un po' il verso al film, libro e film, 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di open, perché in effetti le Creative Commons creano delle sfumature di grigio all'interno di un bianco e nero che è o il tutto riservato, o il tutto diritti riservati, o il nessun diritto riservato. Quindi i due estremi, no? Copyright, tutto tutelato, tutti i diritti riservati, devi sempre chiedere il permesso al titolare. O dall'altro lato, pubblico dominio, l'opera è libera, fai quello che vuoi, tanto non devi chiedere permesso a nessuno. Ecco, le Creative Commons sono in mezzo a questi due estremi e a seconda, visto che abbiamo detto sono 6 licenze, creano una sfumatura più o meno grigia, più o meno scura. E il loro motto è alcuni diritti riservati, eccolo qua. Some rights reserved. Le Creative Commons, vabbè, qui vi lascio il riferimento a un video che potete vedere da soli perché è molto carino, eh. Cioè, se avessimo avuto un po' di tempo in più l'avremmo guardato insieme, molto molto bello, vi invito a guardarlo. E in 7 minuti fa il riassunto sostanzialmente di quello che abbiamo detto oggi e vi spiega il senso del Creative Commons, però sostanzialmente ve lo posso spiegare io abbastanza chiaramente, e lo vediamo da questa tabella che ci fa capire che le licenze Creative Commons, vi ho detto, sono 6, e queste le ho chiamate clausole base, cioè sono, vedete, le componenti con cui sono create poi le 6 licenze Creative Commons. Il Creative Commons, combinando queste 4 componenti, arriva a creare le 6 licenze. Attribution, non commercial, no derivatives, quindi attribuzione non commerciale, non opere derivate, e condivide lo stesso modo. Per ciascuna di queste condizioni, per queste clausole, c'è anche un simbolino abbastanza esplicativo. L'omino per l'attribuzione, il dollaro barrato per il non commercial, l'uguale per non opere derivate, cioè non voglio che vengano fatte opere derivate, che vengano fatte modifiche della mia opera, e quindi no, l'uguale, mantengo, che venga mantenuto uguale la mia opera, oppure share alike, cioè il condivide lo stesso modo, cioè ti permetto di fare opere derivate a condizione che a tua volta rilasci sotto la stessa licenza. Quindi vedete, il simbolino è una C a forma di freccia, una sorta di cosa che torna indietro, di diritto che torna indietro. E effettivamente le licenze prendono il nome proprio, le 6 licenze prendono il nome proprio dalla combinazione di queste 4 clausole. Vedete che le ho messe in ordine e ho intitolato la slide le 6 più una. Perché? Perché effettivamente qua c'è un intruso. C'è la CC0 che vi ho già nominato prima, cioè quando abbiamo parlato del pubblico dominio vi ho fatto vedere che c'erano 3 casi, il terzo caso, il caso C, era il CC0, il pubblico dominio artificiale, cioè creato attraverso una dichiarazione di rilascio al pubblico dominio. E infatti l'ho messa qua in alto, cioè è la più libera, queste sono messe nell'ordine della più libera alla più restrittiva, no? Quindi se fossimo in questa slide, scusate, la CC0 sarebbe qua a destra, e invece la Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives, quella più restrittiva, sarebbe più o meno qua dove c'è il grigio scuro, ok? Quindi tornando alla nostra slide, eccoci qua, abbiamo appunto CC0 la più libera, la CC0 che è un pubblico dominio, quindi assolutamente libera. Poi abbiamo la licenza, iniziamo con le 6 licenze, la più libera che si chiama Attribution, che richiede sostanzialmente di riconoscere solamente la paternità all'autore originario, ma per il resto vi consente di fare qualsiasi tipo di utilizzo. E poi pian piano scendendo si aggiungono restrizioni, condizioni potremmo dire, Attribution Share Alike, Attribution No Derivatives, e poi le stesse 3 cose con l'aggiunta del Non Commercial. Attribution non commercial, non commercial share alike, non commercial no derivatives. Queste sono le 6 licenze Creative Commons. Questa infografica è fantastica. Vabbè, questa è la versione ancora in inglese, ma ho realizzato una versione in italiano che vi potrò poi aggiungere nelle slide. Vabbè, ma è molto, si autospiega, cioè questa è fatta non da me, è fatta da una fotter che è uno molto bravo a fare infografiche.
Praticamente è lo stesso elenco che vi ho mostrato prima e di fianco trovate un'indicazione su cosa potete fare e cosa non potete fare quando trovate un'opera con quella licenza. Quindi direi molto molto chiara. Cioè questa ve la dovreste stampare e tenere lì di fianco per capire cosa potete fare e cosa non potete fare tutte le volte che trovate un'opera sotto licenza Creative Commons. Infine, è giunta l'ora in realtà, però ci prendiamo, visto che abbiamo iniziato un po' più tardi, ci prendiamo 5 minuti, chi vuole rimanere con me, bene. Vi faccio vedere come si apre, come è molto breve in realtà, sono 5 minuti, 5-7 minuti in più. E lo faccio andando a prendere, cioè, il sito web di Creative Commons che ho già preparato da qualche parte. Dovrei averlo qua. Eccolo qua. Allora, sul sito Creative Commons noi abbiamo qua in alto, vedete, i due link che ci interessano: Share Your Work, condividi la tua opera, e Search for CC Image, cioè cerca opere. Qui si è riferito solo alle immagini, ma si può fare anche su tutte le altre opere. Allora, Share Your Work, primo passaggio, è per coloro che vogliono pubblicare opere sotto licenza Creative Commons. Lui ci manda, vedete, ad una procedura guidata, choose a license, qua in inglese, però in realtà poi da qua in poi diventa in italiano, quindi non abbiate timore, in cui Get Started ci fa, cioè ci guida per mano. In realtà voi adesso dovreste avere le competenze necessarie per poter scegliere in autonomia la licenza Creative Commons, cioè con questo corso dovreste farcela da soli, però chi può dirlo? Allora, lui ci fa sostanzialmente delle domande, due domande, né di più, né una di più né una di meno. Con queste risposte lui ci dice qual è la licenza tra le sei, la licenza che ci interessa, cioè quella che fa il caso nostro. Vedete, consenti che vengano condivisi i dati della tua opera, le cosiddette opere derivate, che abbiamo chiamato opere derivate. Sì, no, sì, fin tanto che anche gli altri condividono allo stesso modo. E poi l'altra domanda, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? Sì e no. Vedete che sono tre opzioni qua, due per tre, sei, e vengono fuori le sei licenze Creative Commons. Se io cambio la risposta, lui qua di fianco mi cambia la schermata e mi fa vedere che ho cambiato licenza. Cioè, lui mi propone un'altra licenza. Idem qua. Se metto no qui mi aggiungerà il non commercial. Esatto, vedete. Quindi davvero a prova di, come dire, ragazzino di scuola elementare, scuola media, cioè non ci vuole molto. Qua è un passaggio un po' più tecnico, nel senso che qui ci chiede, cioè ci fornisce, scusate, oltre a darci l'indicazione della licenza, ci fornisce i metadati, il codice HTML che noi possiamo andare a copia e incollare all'interno del nostro sito web per far comparire automaticamente la licenza nel footer del sito. Questo perché? Perché le Creative Commons nascono, cioè sono pensate per vivere sul web, per vivere in un mondo digitale e soprattutto per le opere diffuse su internet, ma in realtà funzionano anche fuori, cioè io ho libri e CD-ROM e CD musicali che sono rilasciati sotto licenza Creative Commons, in cui nel booklet o nella copertina, dietro nel retro copertina c'è l'indicazione della licenza, quindi le Creative Commons funzionano anche nel mondo non digitale, non web, però tendenzialmente quello è il loro terreno, diciamo, il loro habitat naturale. Quindi lui ci fornisce anche una stringa di codice che noi possiamo copia e incollare e andare a mettere nel footer, e quindi lui ci fa comparire questa avvertenza. Ma non solo, essendo questo un metadato, serve anche a rendere ai motori di ricerca la mia licenza più visibile. Cioè, con la presenza di questa stringa di codice, io permetto a Google, a Yahoo, ad altri motori di ricerca di percepire che in questa mia pagina c'è una licenza Creative Commons. Quindi vuol dire che quando la gente cerca la mia opera, la mia dispensa, la mia infografica, la mia presentazione slide, le mie foto, il motore di ricerca già gli dice, già gli sta segnalando che quell'opera è sotto licenza Creative Commons. E questa è una roba non da poco, ok? Molto rivoluzionaria. E infatti, se noi facciamo il giro inverso, cioè andiamo dall'altra parte del sito e facciamo cerca immagini con licenza Creative Commons, ripeto, si fa sulle immagini, ma funziona anche anche su altri tipi di opere, dopo vi faccio vedere. Io posso, vedete, in questo normalissimo motore di ricerca, inserire
inserire non so, una stringa di testo per un'immagine, per una cosa che mi serve per una mia infografica, per una brochure, per una locandina, e dargli i filtri che sono relativi alle caratteristiche della licenza. Cioè mi serve una, non so, immagine di storia locale sulla, non so, sto facendo Abruzzo. State facendo un progetto con i vostri studenti sulla storia locale o sulla geografia locale, quindi non so, sull'Abruzzo, Medioevo, non so, sul Medioevo, la storia del periodo del Medioevo in Abruzzo. Sto inventando, però non so cosa venga fuori, magari non viene fuori nulla. Che io possa modificare e adattare. Vediamo cosa succede facendo così. Eh no, forse. No, qualcosa è venuto. 51, sono venute fuori 51 immagini che corrispondono a questa mia stringa, a questa mia, diciamo, richiesta. E vengono fuori, vedete, dei castelli, degli scorci che hanno a che fare con l'Abruzzo, che saranno tendenzialmente in Abruzzo, non me lo saprete dire meglio voi, e che richiamano il Medioevo perché saranno castelli di origine medievale, decisamente. E vedete che qua in alto c'è già l'indicazione del tipo di licenza, cioè io da questi simbolini già capisco qual è la licenza. Ok? E quindi vado sulla fonte originale del sito e qua sotto ci sono tutte le informazioni. C'è l'autore, anche se è una sigla, però è un SDB79, c'è il tipo di licenza e via dicendo. Questa roba qua in realtà dovreste già conoscerla, nel senso che se usate Wikipedia, questa roba qua ce l'avete sotto mano tutti i giorni, cioè voi aprite una. Ecco, facciamo la stessa cosa su Wikipedia, cioè cerchiamo Abruzzo su Wikipedia. Vabbè, ho scritto male. Cercando Abruzzo su Wikipedia, ovviamente verrà fuori. Storia. Oh, perfetto, storia dell'Abruzzo, che è una voce a sé stante di Wikipedia, credo, no? E lì ci sarà tutta una serie di contenuti che sono testuali. Cosa facciamo? Basta andare in fondo, se mi sposto, mi metto, basta andare in fondo alla pagina e zan zan zan. Caspita, è lunghissima sta pagina. Dove cavolo è? Il cursorino, eccolo qua. Vado in fondo alla pagina, eccola qua, in fondo cosa compare? La licenza, che è una Creative Commons attribuzione, condivide lo stesso modo. Vedete? Ah! Che faticaccia questa vita. Eccola qua, testo disponibile secondo la licenza gratuita. Quindi questo è il testo, ma poi anche le immagini. No, anche le immagini, adesso prendiamone una a caso di questa pagina. Eccola. Vediamo, questa, resti della prefettura dell'Aquila. Ah, vabbè, ovviamente. Purtroppo. Questa foto è, vedete, è di libero utilizzo perché? Perché c'è una licenza che ci dice, vedete, è una CC BY SA 3.0, l'autore è TheWiz83 e questa descrizione, poi ci sono anche dei metadati che ci dicono, ecco, ci dicono la data precisa in cui è stata creata e anche la posizione geografica precisa in cui è stata scattata. In altre foto trovate anche altre informazioni sul tipo di ottica utilizzata, di macchina fotografica utilizzata. Ok, quindi sta roba qua in realtà ce l'avete già sotto mano, è che magari non ci avete mai fatto caso. Altra cosa che vi faccio vedere, poi chiudo, come cercare opere. Anche Google fa questo lavoro di filtro. Potete vedere, allora, ad esempio, cosa abbiamo detto, Abruzzo, Castelli, ecco, facciamo così. Abruzzo Castelli, genericamente, se io faccio Abruzzo Castelli, vado su Google Immagini, mi sposto di qua, vado su Google Immagini e lui mi dà tutte le foto che hanno i castelli, ma non è che io mi posso accontentare di queste prime, quelle che mi piacciono di più le prendo, perché probabilmente queste qua sono tutelate a diritto d'autore, no? Queste qua sono le più belle, tendenzialmente, vedete, c'è un sito di viaggi, quindi probabilmente ci sarà un'agenzia che gli ha fornito le foto, o addirittura sono loro, le hanno fatte loro. E quindi cosa faccio? Vado su strumenti, ci sono i filtri, zoom, e sotto diritti di utilizzo vedete che ci sono le licenze, cioè posso filtrare sulla base delle licenze. Ok?
basta, nel senso che quindi vedete che alcune sono sparite, adesso scusate per, cioè alcune di quelle che c'erano nella schermata prima sono sparite perché sono rimaste solo quelle che invece Google percepisce come licenza Creative Commons, e quindi queste, la prima guarda caso viene da Wikimedia Commons, ma proviamo questa, Castel Ducale di Crecchio, vado sulla fonte originaria perché è sempre corretto passare, andare a vedere la radice, e qua c'è un JPEG che si intitola Castello Ducale di Crecchio, con sicuramente i credits che dicono che cosa? Che la foto è stata fatta da Andrea Ferrante, che la sua origine è Flickr, che è un repository di foto molto bello, vi consiglio di provare a navigarlo, e la Creative Commons è un attribution 2.0 generic, qua ecco ci sono tutte le varie informazioni anche sulla fotografia. Ok, quindi da qua in poi non siete più autorizzati a prendere le immagini o le musiche a casaccio dal web, perché adesso sapete che c'è un modo per selezionare contenuti che siano puliti da un punto di vista anche del diritto d'autore. Io sono arrivato, credo, alla fine della mia presentazione, oltre che alla fine della mia voce. Esatto, lascio i miei riferimenti. Confido che se vi siete trovati bene, vi sia piaciuto, vogliate rimanere in contatto con me anche per altre iniziative, a parte che ci rivediamo fra qualche giorno, però per quelli che magari venerdì non possono partecipare, confido di vedervi sui miei profili. L'unica cosa, fate attenzione che su Facebook sono presente anche con il profilo privato, ma quello che vi sto segnalando e che vi consiglio di seguire è la pagina pubblica, perché il profilo privato lo uso appunto a scopo puramente privato e di, a volte anche di svago. Basta, quindi come vedete queste stesse slide sono sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike 4.0, che così concludiamo, finalmente la vedete perché non l'avete ancora vista, eccola qua, quindi cliccando sulla la licenza delle mie slide arrivate finalmente alla licenza Creative Commons, che vi faccio vedere in italiano, ma in realtà anche in inglese è abbastanza chiara, vedete, adesso si ricarica in italiano, eccola, vedete le famose due anime della licenza che vi dicevo prima, ovvero tu sei libero di, cioè le libertà concesse, alle seguenti condizioni, ok, quindi sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, modificare, remixare, quindi un sacco di cose, perché questa che ho scelto è una delle licenze più libere, e le condizioni sono solamente l'attribuzione e il share alike, tradotto qua stessa licenza. Basta, adesso ho davvero concluso e vi ringrazio e sono